Marrazzo è stato nominato vice sindaco della città metropolitana dopo un lavoro durissimo come consigliere delegato all'edilizia scolastica. Come affronta questo nuovo impegno? Con lo stesso spirito con il quale ho affrontato e continuerò ad occuparmi ovviamente delle scuole dell'intera area metropolitana. Quindi è un ulteriore, diciamo così, riconoscimento forse anche per il lavoro svolto. Quindi continuerò a lavorare sia per quanto concerne l'edilizia scolastica degli istituti superiori dell'intera area metropolitana e per dare un ulteriore slancio alla città metropolitana. Consigliere, questo tipo di impegno, ovviamente è un impegno politico oltre che amministrativo molto serio, avrà una durata breve se arriviamo a maggio con le nuove elezioni, oppure la città metropolitana potrà continuare il suo lavoro fino ad ottobre, come dicono i tecnici? Sicuramente continuerà fino ad ottobre perché la legge Delrio prevede che nel momento in cui ci sono le elezioni nella città capoluogo, entro 6 mesi dall'elezione del sindaco della città capoluogo bisogna indire le elezioni città metropolitane. Quindi la consiliatura terminerà la sua scadenza naturale, che è quella appunto dell'ottobre del 2021. Quindi avremo un altro anno per lavorare duramente così come abbiamo fatto, che non dimentichiamo che quest'anno è stato un anno molto importante, nel quale con l'approvazione del piano strategico noi abbiamo concesso un contributo a tutti i 92 comuni dell'intera area metropolitana di 300 milioni di euro, con una ripartizione oggettiva pari a 100 euro ad abitanti. Progetti che e gare che sono già in corso di esecuzione, lavori già iniziati per quanto concerne la messa in sicurezza di strade, scuole, coste e costoni. Quindi un intervento importante, è stata la prima città metropolitana d'Italia ad approvare il piano strategico, senza dimenticare che non abbiamo terminato qui il nostro lavoro, tant'è vero che noi abbiamo presentato come città metropolitana al governo nazionale un progetto per il recovery plan di oltre 200 milioni di euro, contributi che riguardano sempre tutti i comuni dell'intera area metropolitana. Quindi la città metropolitana è un ente vivo, è un ente che lavora, è un ente che ha dato e darà ancora risposte ai cittadini dell'intera area della città metropolitana di Napoli. Nello statuto della città metropolitana ci sono le premesse perché si possa arrivare anche all'elezione diretta del sindaco della città metropolitana, un argomento che è stato negli ultimi tempi molto trascurato da tutte le città metropolitane. Ritenete che quest'idea di poter dare la voce ai cittadini, di far diventare di nuovo questa istituzione un'istituzione con un tipo di elezione di primo livello, è ancora praticabile? Cioè, ritenete ancora possibile che la città metropolitana torni completamente ad eleggere il proprio sindaco? Allora, questa è una risposta alla quale noi nel prossimo Consiglio della Città Metropolitana del 12 di ottobre ne porteremo all'ordine del giorno la nomina della Commissione per l'adeguamento e la modifica del nostro statuto che è stato approvato nel 2015. In Città Metropolitana c'è un laboratorio politico perché ci sono tutte le forze politiche. Fanno parte dell'amministrazione della città metropolitana, a partire dal gruppo De Magistris Sindaci, con Forza Italia, con il PD, quindi è un vero e proprio laboratorio politico. Quindi qualora ci dovesse essere la convergenza anche delle altre forze politiche, questo è un qualcosa che ovviamente noi abbiamo attenzionato e quindi qualcosa che potrà verificarsi nel momento in cui ci sarà un accordo anche con le altre forze politiche, perché dare voce alla gente, quindi fare in modo che i cittadini possano eleggere il sindaco della città metropolitana di Napoli, è un qualcosa, diciamo così, che va a favore dei nostri principi. Un'ultima domanda io la devo fare sulla scuola e su quello che è il suo lavoro come consigliere delegato alla scuola. C'è tanta preoccupazione, il Covid sta spaventando molto le famiglie, i giovani e così via. La città metropolitana sta facendo quello che è necessario, cioè ritenete che gli studenti possano, almeno per quanto riguarda le strutture, l'edilizia, per quanto riguarda l'organizzazione da parte del...
dei compiti previsti dalla città metropolitana si stia facendo tutto il possibile per rendere sicure e tranquillizzare le famiglie e gli studenti? Allora, io posso dirvi come delegato alla scuola da circa 4 anni che tanto è stato fatto per l'edilizia scolastica in questi anni. Molto bisogna ancora fare. Ovviamente per ciò che concerne l'emergenza sanitaria, purtroppo ci sono dei casi che non riguardano, appunto, riguardano sì degli studenti e gli insegnanti, ma in questo momento le scuole sono forse i luoghi più sicuri sotto l'aspetto sanitario. Molte volte purtroppo ci sono dei contagiati che all'esterno vengono contagiati e poi entrano sia come studenti che come docenti all'interno della scuola. Però in questo momento posso assicurarvi anche che per l'enorme lavoro fatto dai dirigenti scolastici le scuole sono dei posti sicuri.